Giusy Buscemi ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato in modo inaspettato del marito Ian, anche lui regista. Ci sarebbe una cosa che l'interprete di Vanina proprio non sopporta. Scopriamo a che cosa si riferisce. La bravissima attrice Giusy Buscemi ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato in modo del tutto inaspettato del marito Ian. Ha rivelato che, da un lato, ci sarebbe una cosa che proprio non sopporta e che lui avrebbe fatto spesso. La Buscemi ha un arduo compito: far diventare il suo personaggio Mediaset, Vanina, particolarmente importante. Infatti, facendolo crescere, potrebbe tranquillamente diventare quello che è stato Montalbano per la Rai. La fiction, del resto, ha avuto un grandissimo successo e ha lasciato tanti telespettatori col fiato sospeso. Lei stessa ha svelato che ci sarebbero anche delle affinità con il mondo di Camilleri, anche se Vanina ha un punto di vista decisamente diverso, perché femminile. Giusy Buscemi parla del marito Ian, cosa proprio non sopporta. Non tutti sanno che Giusy Buscemi ha un marito regista. Il suo nome è Ian Michelini, e con lui ha riscoperto l'amore per la Sicilia. L'attrice non sempre parla della sua vita privata, ma in alcune recenti dichiarazioni, ha parlato del marito e ha svelato un retroscena in merito alla loro vita. Ci sarebbe, infatti, una cosa che fa spesso e che proprio non sopporta. Stiamo parlando di quando hanno lavorato insieme. Essendo lui regista, mentre lei è un'attrice, la Buscemi si è resa conto che non è possibile lavorare insieme in quanto lui sarebbe troppo critico nei suoi confronti. Per questo, quando si sono trovati sul set, ha provato tante volte a criticarla o farle delle correzioni. Lei ha svelato di non sopportare questo lato, in quanto ha ammesso di essere troppo permalosa. La decisione, dunque, è stata definitiva. Per evitare qualsiasi problema in ambito lavorativo e anche privato, hanno deciso che non lavoreranno mai più insieme e che per questo dividerà sempre lavoro e vita. Ricordiamo che oltre a Vanina, la bravissima attrice sarà anche nella nuova fiction sulla vita del poeta italiano Giacomo Leopardi. Con lei un attore di grande calibro e bellezza, Alessandro Preziosi. Non vediamo l'ora di vederla in panni totalmente nuovi e con abiti storici. Vanina, del resto, è un personaggio tanto particolare. Un po' rude, forte e che non tiene conto del giudizio della gente. La stessa Buscemi ha ammesso che è quasi il suo opposto, ma che le piace molto. Infine, sempre in alcune recenti dichiarazioni ha ammesso che lavoro e famiglia non sempre possono coincidere al meglio. Anche perché lei è mamma di ben tre figli, Caterina, Pietro e Elia. Ha tenuto a ribadire che i bambini non hanno mai ostacolato la sua carriera, ma che inevitabilmente la cambiano.